Sono le 19:20, ho appena finito di lavorare, di solito vado a fare un bagno, invece questa sera andiamo all'acqua calda. Passiamo a fare benzina, almeno vi faccio vedere quanto costa la benzina a Lipari. Alla via! Buongiorno, mi scusi, è il benzinaio lei? Allora, però diciamo è giustificato dai trasporti, perché so che c'è stato un rincaro del 500%. Certo, anche un peperone a 1,68 è giustificato. Ci avrò messo 10 minuti, è un motorino 50, è anche un po' vecchio, me l'ha mandato mia madre da Stromboli, però è indispensabile a Lipari, se no mi dovrei spostare in auto e insomma è un po' scomodo, anche perché soprattutto a Lipari centro parcheggiare è un po' impegnativo. Ma perché siamo venuti all'acqua calda? Siamo venuti qua perché è uno dei tramonti più belli delle Eolie. Adesso scendiamo giù e facciamo una passeggiata. Allora, l'isola che vedete lì di fronte è salina. E questo è il piccolo borgo di Acqua Calda.
Calda non la conosco molto bene, sono passato soltanto qualche volta, però sicuramente uno, a prima vista è uno dei miei luoghi preferiti qui di Lipari, un po' perché questa vicinanza al mare mi ricorda un po' come sono cresciuto a Stromoli, e poi è un posto tranquillo, un piccolo borgo dove ci sono poche case e qui spesso d'inverno il mare, insomma, a volte può creare delle difficoltà perché arriva fino su nelle case, però è sicuramente un luogo incredibile dove abitare, guardate che meraviglia. Quella è l'isola di Salina. Qui c'è Panarea, che indietro è Stromboli. Qui il rumore del mare la fa da padrone. Qui la piccola chiesa. Gruppo Arrino. E niente. Sicuramente uno dei tramonti più belli dell'Eolia, anche questo. Questo è stato un breve video, poi faremo un approfondimento sui tramonti di Lipari, li andremo a visitare tutti, magari anche in bassa stagione o d'inverno dove i colori sono ancora più potenti. Niente, è stato sempre un piacere, a presto, ciao!